Attenzione, in questo video Viola proverà per la sua primissima volta un mezzo a motore a due ruote. Chiaramente non avendo esperienza di alcun tipo, non aspettatevi che al termine di questo video abbia imparato a impennare. D'altra parte nemmeno io dopo 8 anni alla guida ho imparato a farlo. Ma al contrario, che impari proprio le basi per imparare a guidare. Visto che è la sua prima volta, mi raccomando, incitiamola nei commenti e cominciamola a fare il prossimo step. Ragazzi, non so nemmeno io come questo video sia possibile. Come vedete mi trovo in un parcheggio e soprattutto mi trovo qui con le mie due bestie. Solo che rispetto al solito c'è un intruso. Ma buongiorno Violettina. Buon salve. Vi avevo spoilerato qualcosa qualche video fa. Spoilerato, è colpa loro se sono qui, È verissimo. Perché dopo tanti video delle risposte brutalmente oneste insieme a Viola, siamo riusciti, o meglio siete riusciti, a convincere la Violetta ad utilizzare per la prima volta una moto ufficialmente. Quanta ne hai di esperienza? Zero. Come vedete, quindi ho portato qua due mezzi. Il primo, che conoscete bene, Natalaria. La madò, oh, incredibile. Non aspettavo che la sapessi. Cinquantino, ufficialmente omologato per la strada, che conoscete bene perché è completamente elettrico. Dall'altra parte invece chi abbiamo? Un TM 125. Oh mamma mia, oh, ma hai studiato? Tipo di motore? La miscela. Brava, quindi due o quattro tempi? Due. Bravo, pazzesco. Se questo video continua così, raga, finisce tra due minuti perché sa tutto e sa fare tutto. Chiaramente, visto che Viola è assolutamente alle prime armi, abbiamo deciso che inizieremo con il semplice semplice. E in particolare quindi le faremo provare la Talaria, il mezzo a motore più vicino ad una bicicletta che conosciamo. Quindi temporaneamente il TM lo mettiamo da parte. Come al solito però ci tengo a specificare una cosa, ragazzi. Noi stiamo registrando questi video all'interno di un parcheggio chiuso, dove vedete non c'è assolutamente traffico. Faremo tutto in totale sicurezza perché abbiamo i guanti, Babbo Natale, sì. Abbiamo le ginocchiere, abbiamo la pettorina, assolutamente tutto. E addirittura le metteremo anche la casacchetta gialla, così almeno si vede sempre la Violetta. Il veicolo è assicurato, si fa tutto in sicurezza. Quindi se anche voi volete fare le stesse cose, mi raccomando, non fate i pazzi. Mi fa da vestitino. Si fa quel che si può. Sei veramente pazzesco. Salta su. Stai sedendo su un mezzo a motore per la tua prima volta. Qua si inseriranno le chiavi e si azionerà il motore. Questa qua è l'organo principale, ovvero vrum 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 vrum. L'acceleratore. Prova a girarlo. No amore, no amore, ma dai, ma non si va in mente in avanti l'acceleratore. Così amore, indietro. Mica nasco imparata, Women. E soprattutto, visto che acceleriamo, dobbiamo anche poter frenare. Quindi si utilizzano i freni. Ce ne sono due, uno di qua e uno di qua. Ricordati sempre che sulla mano sinistra hai il freno dietro e sulla mano destra il freno davanti. Questo mezzo tra l'altro ci aiuta tantissimo perché è dotato di due modalità. Abbiamo la modalità sport oppure la modalità eco. Ora siamo in modalità sport e guarda quanto va veloce. Hai visto? Si alza, va velocissimo. Guarda in modalità eco invece. Hai visto? Molto più lento. Cosa importantissima, sempre l'editina sui freni. E qua andiamo ad accelerare pian piano. Indietro, vai avanti, chiudi e freni. Ok, spiegazione di base, base andata. La Violetta si sta preparando con le protezioni. Ragazzi, nei commenti qui sotto fatemi sapere la sexaggine di Viola da 1 a 10. Accendiamo, siamo su ready. E adesso la moto è pronta per partire. Oh, ma che immagine. Viviamo nel multiverso in questo momento io e Viola. Prova ad accelerare un pelino. Però spostati da davanti che magari sbaglio. Ma va veloce. Com'è? Rallenta, ok. Mi raccomando, quando togli i piedi appoggi sempre dritti, non li fai andare tutti indietro. No, era in prima andeor. Violettina, prego. Bravissima. Appoggiali pure. Brava, oh, comunque la stai andando comunque. Ok, così. Bravissima. Brava, brava, oh, pazzesco. Vittoria Brumotti abbiamo qua, ragazzi. Finito il video, ciao ragazzi, è stato bello. Ragazzi, io so che per molti di voi sembreranno cose banali, ma la Violetta è giustamente la prima volta che sale sulla sua moto, quindi non prendetemi in giro. Amore mio, cinesini alla mano. Tac, tac. Vai amore. Bella, oh. Voglio provare a curvare, dai. Questo spirito di iniziativa è pazzesco. Pazzesco, pazzesco signori. Bella, con la linguettina fuori, davvero professionista. Visto che questa ragazza è esperta, adesso posizioneremo per terra dei cinesini e proveremo a farle effettivamente uno slalom vero e proprio. Venga Violettina. Come si svolge questo test? Andiamo, giriamo a destra, un po' a sinistra e arriviamo qua. Ma lo sai che li spappolerò tutti, vero? Ragazzi, scrivetemi nei commenti se ce la farà Violetta. Ma mi si abbronzeranno le gambe così adesso. Raga, le sta provando tutte pur di non andare. Allora, molto brava, molto bene, bravissima. Guarda, guarda, guarda che controllo da ferma. Oh, oh, oh,
Oh, oh, attenzione, sei un po' emozionata, amore. No, non riuscivo più a girare. Non ti preoccupare, voglio riprovare? Sì. Piano piano, sinistra. Ormai ragazzi è cresciuta. Guardala qua, un'immagine che nessuno aveva mai pensato di vedere sull'internet. Ora lo faccio al contrario. Ok, va bene, se te la senti. No, non lo so se sono capace dall'altro lato. Ok. Questo è più un po' complicato perché... Molto bene. Sembra eccezionale, no? Violettina, torniamo al pick up. Ma è pazzesco per me, raga, vederla su mezzo. Veramente è una scena che non avrei mai pensato in 5 anni di relazione. In questo momento Viola è ritornata nelle sue vesti naturali. È caldo? Un po'. Edoardo è diventato un allievo. Ma abbiamo una complicazione per voi. Quelli che vedete nelle mie mani sono degli occhiali super particolari che vi metto anche nella descrizione da non utilizzare su strada, mi raccomando. Vi danno la possibilità di simulare una serie di sensazioni un po' particolari. In questo caso l'effetto dell'LSD. Orco Khan, siamo pronti? Mi porti un attimo là? Ok, allora, come i signori pensionati. Vado? Prego. Vabbè, ma è facilissimo questo percorso. L'hai già fatto giusto? Fatto? Sì, non so come tu abbia fatto. È l'esperienza, signori, l'esperienza. Posso un secondo provarli? Io non ho neanche gli occhiali da vista. Ma sembra tutto enorme. Viola sta volutamente escogitando un percorso particolarmente difficile per me. Tanto raga non sa che poi io farò provare anche lei. Spiegazione accelerata. Tu passi in mezzo ai blu, passi al centro dei verdi, okay. Devi fare il giro tondo al giallo, che è complicatissimo perché stiamo andando super piano. Questo devi passare per esterno. Tutto questo con gli occhiali da LSD. Sì. È impossibile. Va bene signori, ci proveremo. Vado. Vai al centro dei blu, al centro dei verdi, che è una diagonale. Vai ora, attorno al giallo. Come sta andando questo? Ah no, ah no. Quella là, che bravo. Signori, attenzione. E dritto ai rossi. E ciao. Dove va, dove va? Cosa fa? E ce la fa. Bravo Edo. Un professionista. Guarda che era tosta vederti farlo. Eri tutto in bilico, metteva un po' di ansietta. Ora però Violettina, è il suo turno. Senza gli occhiali però, perché sennò qua va a finire veramente male. Non me la giri. No amore, la giri tu questa volta. Porca vacca. Ok Violetta, quando vuoi rallentare, prova non tanto a frenare, ma lasciare il gas. È vero. Preparati in posizione. Con calma, eh. Test per prendere la patente, questa. E ora? Giro. E come faccio? Piano, piano col gas. Quasi perfetto, amore. Ma prima ero più brava. Molto bene, dai che ce la fai. Guarda, guarda, Edo. Pazzesco. Riesce ad andare in giro ma non a fare le curve. Dai, proviamo a rifare il giro di nuovo. Ok, andiamo. Prendila subito. Sbagliato, va bene, lo facciamo dall'altra parte. Un po' di improvvisazione. Cosa sta cercando di fare, ragazzi? Ho fatto il giro al contrario. Attenzione, ce l'abbiamo fatta. Mi fa male sedere. Dritta, imparato ad andare. Curva non tanto, basta, ti prego. Allora ragazzi, io direi che per questo video abbiamo già dato abbastanza informazioni alla Violetta. Mi sta piovendo nell'occhio. Nel dubbio, come avete visto, abbiamo portato anche il TMino, perché non escludo che in futuro, in caso in cui questo video vi dovesse piacere, dovessero farmelo sapere con un commento, potremmo provare a passare dalla moto elettrica semplice alla moto a marce con la frizione un bel po' più complicata. Cosa bisogna fare, Violetta, sotto questo video? Lasciare un bel mi piace, iscriversi al canale, controllare di essere effettivamente iscritti, che YouTube elimina le iscrizioni, e seguire Diglianna su Instagram. Pazzesco, pazzesco. Dall'Ede e dalla Violettina è tutto e adios.